mio caro, sei davvero incredibile! Avevo ragione a idolatrarti. Ho sempre saputo che eri un osso duro, ma imbrogliare la sonda nascondendoti dietro lo scheletro di un altro supereroe! Oh, cavolo! Sono ancora mezzo sconvolto! E poi hai dovuto rovinare tutto. Insomma, Mister Incredibile che chiede aiuto. Aiuto, aiutatemi! Pietoso, 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 pietoso! Allora ti hai contattato? Contattato? Ma di che stai parlando? Mi riferisco a ieri sera, ore 23.07, mentre ficcanasavi in giro. Hai inviato un segnale a qualcuno? Non sapevo del congegno rilevatore. E poco fa un velivolo governativo ha richiesto il permesso di atterrare. Chi hai contattato? Non ho chiamato alcun aereo. Manda la registrazione. India Golf 99 a controllo, sto volando a vista. Ellen. Passo. Allora riconosci questa voce? Oh, beh, le invierò un salutino. Aio! Violetta! Non è colpa mia! Flash è scappato e io sapevo che avresti dato la colpa non a me! Ho pensato vero. Che volessi nascondersi tu hai detto l'aereo, mamma così nascondi qualcosa e noi chiudi i portelli e cosa è decollata! E idea, non è colpa idea, mia! Una tua idea, 100%! Un momento, un momento! Avete lasciato Jack da solo? Eh sì, mamma! No, io sono stupida! Qualcuno, è ovvio che c'è la babysitter! Credi che sia totalmente irresponsabile! Grazie tante! Ho capito! Va bene! Chi avete trovato? Non deve preoccuparsi di niente, signora Park. Sono una vera esperta di baby giardinaggio. Ho fatto corsi di rianimazione, decorazione, podologia, con ottimi voti e certificati che posso mostrare. Cari. E quando dorme li faccio ascoltare Mozart, perché tutti i baby esperti dicono che Mozart fa diventare intelligenti. Cari. E la cosa fantastica è che i bebè non stanno neanche ad ascoltarlo perché dormono. Io vorrei tanto che i miei genitori mi avessero fatto ascoltare Mozart da piccola, perché io spesso non capisco niente di niente. Cari, scusa, ma non mi sento affatto tranquilla. Ti pagherò per il disturbo, ma preferirei chiamare una professionista. Ah, ma non c'è bisogno di chiamare la professoressa. Io ho una patente speciale per tutti i tipi di pipì, anche gialla. Non è vero, paglierino? Chi pulisce la pipì? Chi pulisce la pipì? Invece hai cominciato tu. India Golf 99 trasmette sulla frequenza di guardia. Sganciate, ripeto, sganciate. Se li farò quello che vuoi! Troppo tardi! 15 anni, troppo tardi! Velivolo amico a 20 miglia sud-sud-est della vostra posizione! Amici a 10.000 piedi, diretti a est, sganciate! Violetta! Metti un campo di corsi attorno all'aereo! Avevi detto che non dobbiamo usare i poteri! Lo so cosa ho detto! Ascolta quello che ti dico adesso! Sganciate, ripeto, sganciate! Mamma! Violetta! Mayday, Mayday, India Golf 99, siamo sotto tiro, annullate, annullate! Ci sono ragazzini a bordo! Ripeto, ci sono ragazzini a bordo! No! Mettici un campo di forze! Non ne ho mai fatto uno così grande! Violetta, fallo e basta! Annullate, annullate! Annullate, annullate! Ora vi dico quello che faremo. Niente panico e vedrete che... Attenti!